chiederete che unificazione hai mai fatto. Ho riconosciuto che cosa ci sia in comune tra tutte quante, e è il ciclo 10. Ma detto questo, ho dovuto anche spiegare in che modo ciò accada. Tutto dipende dal ciclo 10 per i differenti algoritmi simultanei con i quali la nostra intelligenza riesce a valutare 10 unità. Quando le controlla 9 a 1, allora ha il valore della C2, ossia ha l'energia totale della massa 1. 9 è nel fronte, 1 è nel flusso. Con il rapporto 8 a 2, la cui somma è sempre il ciclo 10, ci sono la realtà spazio-temporale complessa, 3 più 1, 4, però sulle due dimensioni, riferita alle due dimensioni. Il rapporto 7 a 3 comincia a determinare i vicoli sferici della candela. Infatti, il 540 della candela è fatto tutto con il numero 7. 7 per 77 è 539. Sommando il ciclo unitario dato da 7 settimi, abbiamo l'esatto 540 dell'unità della candela. 6 quarti sono le 6 dimensioni, i 6 versi, che portano alla mole riferite alle 4 dimensioni della realtà spazio-temporale. Il rapporto 5 a 5 equipara l'elettromagnetismo ed è alla base della formulazione del grado Kelvin. È complesso da dimostrare, ma è così. 4 sesti è lo spazio-tempo 3 più 1 riferito a tutti i 6 versi che può percorrere, da cui viene l'unità del flusso elettrico dell'ampere. 3 a 7 è lo spazio riferito al vincolo sferico, da cui viene fuori il metro. Infatti il metro viene fuori dai 30 milioni di metri dei tre quarti spaziali del meridiano, che ne contiene uno come tempo e tre quarti come spazio. 2/8 è il tempo nella sua complessità da meno 1 a più 1 sulla base delle 8 dimensioni della realtà spazio-temporale a livello complesso, e da questo tempo deriva il secondo. Un nono è la massa 1 data dall'energia 9, da cui abbiamo un chilogrammo. Un chilogrammo espresso proprio da questo rapporto un nono, perché è riferito alla molecola di acqua. La quale molecola di acqua? Se mettiamo in rapporto la massa 2 dei due atomi di idrogeno con la massa complessiva dell'atomo, che è 2 più 16, massa unitaria, cioè unità dell'ossigeno, con il rapporto 2 a 18 determina questo nono, che è il rapporto caratteristico da cui deriva un chilo, perché è un decimetro cubo contenente proprio l'acqua che rileva questo rapporto 1 a 9 per ogni atomo di idrogeno. Infine abbiamo il rapporto 0 a 10
che è quello che caratterizza nel nostro elemento lo spazio vuoto. Insomma, noi partiamo da 10 dati, raffiguranti per esempio una mela, e simultaneamente li consideriamo e li leggiamo cerebralmente in tutti i modi possibili unitari per comporre il 10 attraverso un rapporto tra un numeratore e un denominatore. Ad ogni algoritmo il nostro cervello assegna una dimensione, per cui simultaneamente noi vediamo che quella mela ha massa, occupa tempo, ha spazio, appartiene a un flusso, ha un livello di temperatura, ha una quantità molecolare e ha anche un'intensità unitaria di tipo elettromagnetico. Ma, come avete visto, io sono andato oltre alle 7 dimensioni che risultano. Queste sono quelle ordinarie, perché poi ci sono quelle complessive. Infatti il rapporto 8 a 2 comincia a riguardare la realtà complessa, il rapporto 9 a 1 comincia a riguardare l'energia, quella che Einstein chiamò C2 e che io ho purificato. E infine c'è il rapporto 10 a 0, che è quello assoluto in base al quale si riescono a fare poi tutti i calcoli relativi all'assoluto cui ogni cosa è riferita. Quindi, se si vuole sapere che cosa unifica tra loro le varie dimensioni del sistema internazionale, ossia le 7 unità di misura del SI, è il ciclo 10. D'altra parte, il ciclo 10 fu posto a base di ogni cosa poco prima del 1800 dall'Accademia francese delle scienze, quando, considerati che i numeri seguivano il ciclo decimale, cercarono di fissare unità che fossero tutte condizionate da un ciclo 10. E ciò posto all'origine di tutto, non c'è da sorprendersi che poi questa origine determini tutte le situazioni interne. I francesi pensarono che il ciclo 10 fosse una scelta arbitraria dell'uomo, ma invece il ciclo 10 è proprio il ciclo seguito dalla natura, perché quando essa si poggia sulle 3 dimensioni dello spazio, questo spazio può ammassarsi unitariamente o espandersi totalmente. Quando si ammassa unitariamente, le 3 dimensioni dello spazio devono diventare una, il che accade attraverso il rapporto 3 diviso 3. Il processo opposto al totale ammassamento, che si ottiene con 3 diviso 3, è ottenuto dal processo inverso alla divisione, che è la moltiplicazione, e quindi è ottenuto, se l'ammassamento è dato da 3 fratto 3, è dato l'unità di espansione dal prodotto 3 per 3. Ora, il ciclo ammassato espanso, ossia che pone uno dopo l'altro i due opposti totali che sono in questo ciclo, è solamente dato da 3 diviso 3 più 3 per 3. Quindi il 10 che risulta da 1 più 9 è il ciclo totale dello spazio compresso espanso, perché la massima compressione è quella unitaria data da 3 diviso 3, la massima espansione è quella data dall'inverso di 3 diviso 3, che è 3 per 3 uguale 9.